Salve a tutti e bentrovati in un nuovo video. Oggi siamo qua per fare un video un po' diverso dal solito, diciamo. So che molto probabilmente non te ne interesserà a nessuno perché fondamentalmente il mio canale non tratta di questo, ma potrebbe tornarvi utile nel tempo, non si sa mai, fate tesoro di quello che vi stiamo per dire. Diciamo che Alessandro, da quando abbiamo iniziato a costruire casa, volente o nolente, è diventato un esperto di costruzioni case, di tutto quello che un po' c'è da sapere, perché diciamo che al 99% se ne è occupato lui della costruzione della casa. L'1% me lo prendo io perché ho fatto un paio di telefonate in giro, Anche se poi non hanno portato niente, però mi sono un po' impegnata. Si è davvero lui impegnato al 99% per quanto riguarda la casa a livello strutturale e tutto quanto, mentre io mi occuperò degli interni perché lui non se ne intende. Ho fatto delle domande per cercare di riassumere nel più breve tempo possibile un po' di informazioni. Questo qui è appunto il primo video. Se poi vedo che anche a una piccola parte di voi interessa, comunque continuerò a farlo perché penso che nel tempo possa comunque interessare più persone. Infatti anche sotto il video mi hanno scritto, infatti ti farò anche una domanda che mi hanno lasciato sotto il video. Però iniziamo dalla più importante secondo me. Costruire a nuovo, ricostruire o ristrutturare, che cosa conviene? Allora, intanto bisogna vedere cosa uno possiede. Se uno possiede un terreno edificabile, se uno possiede una casa malconcia che vuole ristrutturare. Se uno deve comprare, è sicuro che la cosa migliore di tutte è trovare un rudere, demolirlo e ricostruirlo. Perché un rudere comunque un suo volume ce l'ha. E in media costano all'incirca la metà in confronto di comprare un terreno edificabile con la stessa volumetria costruibile. E poi una cosa importantissima, le ristrutturazioni accedono a più bonus statali rispetto alle nuove costruzioni Ovviamente. che non ne hanno praticamente diritto a quasi o a nulla. Nel caso di nuove costruzioni c'è solo l'IVA al 4%, mentre sulle ristrutturazioni c'è l'IVA al 10%. Però, a parte questo, i bonus sono tutti, bonus fiscali sono tutti sulle ristrutturazioni e anche quelle con demolizione, ricostruzione, con mantenimento di volumetria o volumetria inferiore. Allora, diciamo che noi siamo più sferrati sulla demolizione e ricostruzione perché alla fine è quello che abbiamo fatto noi. Se io però, come faccio a trovare un rudere? Nel senso, essendo ruderi, solitamente quelli che si trovano lungo la strada, sì, va bene e ne vedi tantissimi, però come si fa a trovare questi ruderi? Allora, io ho utilizzato Google Maps, tramite foto satellitari ho cercato più o meno la zona dove volevo trovare casa, ho controllato tutte le vie un attimino più secondarie, perché che tanto si voleva una casa un attimino più in campagna, e ho guardato quelle che avevano il tetto danneggiato. Se una casa ha il tetto danneggiato sicuramente è un rudere. E a quel punto, segnando i vari immobili, abbiamo fatto un giro, Una bella una scampagnata. scampagnata a guardarli un po' tutti e poi abbiamo deciso per questo perché era comunque comodo, vicino alla città, ma comunque in campagna. Ora andiamo con la domanda che mi è stata fatta su YouTube da Aurora. Ciao Gianni, sei sempre fantastica. Grazie. Vorrei chiederti, comprando voi personalmente i materiali, ovviamente credo non tutti, per alcune parti della casa, siete riusciti a risparmiare una cifra considerevole o consiglieresti comunque di affidare tutto alla ditta perché magari non c'è un vero risparmio? Ti chiedo questo perché anche noi vorremmo costruire case e sarebbero consigli davvero preziosi, dato che su internet non si trova granché di davvero affidabile, per risparmiare magari cifre considerevoli. Allora, qui bisogna vedere, perché alla fine la manodopera è il costo che inciderà il più di tutti su una ricostruzione della casa. Quindi ora, mentre si a comprare il cemento, non conviene, perché quando arrivano con un'autobotte, con una betoniera, quello è imbattibile come prezzo. A livello impiantistico, il risparmio c'è, però il vero risparmio è la manodopera. Quindi se riesci a comprare e a installare le cose da solo è un conto e risparmi parecchio, parecchio, parecchio. Si parla anche di un 80% di risparmio. Mentre invece se devi comprare te per poi far montare il risparmio cala. Anche perché se uno si rivolge a uno che metti a montare le mattonelle, se te chiede 10 euro per montare delle mattonelle che te fornisce lui, se te gli fornisci le mattonelle, lui ti chiede 15 euro al metro quadro per montarle. Invece anche da questa questione qui, che se uno ti fornisce materiali e te li monta, ti sconta molto di più in fattura.
Mentre invece se i fornici dei materiali, visto che lui c'ha un guadagno comunque inferiore, ti sconta meno. Diciamo che se non si è troppo abili a livello manuale nel fare zero lavori in casa, ci vorrà comunque una cifra più alta di soldi perché i lavori appunto andranno tutti quanti subappaltati. Quali sono le caratteristiche che deve avere un rudere per essere preso in considerazione per una ricostruzione? Allora, intanto deve essere accatastato e in più deve avere anche un titolo edilizio. Se è stato costruito prima del 67 ce l'ha in automatico perché prima di quell'anno le case potevano essere costruite senza permessi, a meno che non fossero all'interno di centri abitati o centri storici. Quindi quelli in campagna, più vecchi del 67, sono tutti non abusivi. E per dimostrare questo, io, visto che non c'erano documenti in comune per questo immobile, ho dovuto comprare delle foto aeree del 67 che dimostravano che il nostro rudere in effetti non era abusivo. Perché che cosa succede se al momento tu acquisti una casa con un parziale abusivo? Per esempio, se sono 120 metri quadri, 100 metri quadri sono accatastati in maniera corretta, mentre gli altri 20 metri quadri sono abusivi, mai stati dichiarati al comune. Quando vai a ricostruire, non puoi ricostruire la parte abusiva. Quindi, se è tutto abusivo, non ricostruisci un bel niente. Con che budget bisogna partire per costruire casa? Questo è un punto un po' dolente perché uno magari spera costruisca un pochettino, o comunque chiede un mutuo a una banca. La banca, se non c'è un immobile che sta in piedi, i soldi non te li dà. Qui non c'è niente da fare. Quindi dovresti avere abbastanza soldi per poter comprare il terreno, demolire e almeno ricostruire fino al grezzo. Che perlomeno le pareti esterne ci siano, che il tetto sia finito. Perché altrimenti, quando arriva il periodo della banca, vedere un terreno senza niente Non vale niente. vale poco e nulla. E quindi che cosa succede? Magari sì, se è una cifra piccola, perché magari tu vuoi costruire 30 metri quadri di casa, te la potrebbero accordare, però a quel punto gli interessi salgono molto perché il valore di quello che hai è nullo. E quindi gli interessi ovviamente in banca variano in base al valore finale della casa e di quello che tu vai a chiedere. Ovviamente se non hanno nulla con cui comparare la cifra, ovviamente gli interessi saranno più alti e vi dico già che è cioè una tragedia chiedere dei soldi alla banca, nonostante noi abbiamo chiesto una cifra estremamente bassa, nonostante entrambi lavoriamo, nonostante entrambi siamo dipendenti a tempo indeterminato, full time e tutto quanto, non vi dico le fatiche che abbiamo fatto, le incazzature che ho avuto per prendere questo mutuo. Quali sono i lavori che legalmente si possono fare da soli? Allora, in una casa si può fare qualsiasi lavoro che non abbia bisogno di una certificazione. Quindi non si può toccare l'impianto elettrico, non si può toccare l'impianto idraulico, non si può toccare l'impianto del gas e in effetti nemmeno quello della televisione o dell'antenna perché sono tutti certificati. Poi a parte questo, il resto ci si può lavorare anche da soli. Quindi volendo una persona può davvero comprare i mattoni, cemento e poi costruire casa. Sì, poi deve trovare anche un ingegnere che gli certifichi il lavoro. Ok, quali sono le figure fondamentali di cui c'è bisogno appunto per costruire casa? Allora, intanto un geometra che presenti, un geometra o un architetto che presenti i progetti in comune. Poi c'è bisogno di un altro tecnico, anche qui può essere un ingegnere, un architetto, un geometra che sia responsabile della sicurezza. Poi un responsabile dei lavori. E principalmente queste tre figure sono sufficienti. Poi serve anche l'ingegnere strutturale che faccia i calcoli strutturali e li depositi al Genio Civile. Edilizia tradizionale o prefabbricato? Qui bisogna vedere perché l'edilizia tradizionale è meno costosa sul piccolo, perché se uno deve costruire una casa a singolo piano, che magari ci abbia anche il solaio, non
non portante, con venere edilizia tradizionale. Mentre invece se si comincia ad andare su due piani o più, o comunque una superficie a terra superiore ai 70-80 metri quadri, con venere prefabbricato. Prefabbricato in cemento armato o legno? Allora, il legno va tanto di moda che infatti ora tutti, insomma, tutte le società edili si sono messe a vendere case in legno, ne sono spuntate a migliaia in tutta Italia, ma non sono veri prefabbricatori. Cioè loro si limitano a comprare delle case prefabbricate prodotte in Est Europa, si parla generalmente della Lituania, della Romania e della Polonia. E loro le portano qua, spesso quelli che le montano sono i camionisti spesso che le Che trasportano, non parlano neanche che molto spesso non italiano. parlano italiano, hanno seguito semplicemente un corso di qualche ora per montare solo il pezzo che trasportano, e quindi c'è da fare molta attenzione, perché in Italia di ditte che fanno case prefabbricate sono veramente poche, penso 3, 2 o 3. Per quanto riguarda sempre queste case prefabbricate in legno est europee, se loro, cioè le ditte italiane che te le vendono, le comprano all'incirca con 20-25 mila euro, te rifilano una casa di 200 metri quadri, 150 metri quadri. Poi dopo loro te le fanno pagare 50 mila euro, quindi altri 100 mila euro che loro ci guadagnano, sono tutte completamente intascati, quindi hanno dei guadagni elevatissimi, per questo che sfruttano la moda delle case in legno per cercare di guadagnare un'esagerazione, che alla fine spesso anche senza manovali le tirano su, però qualitativamente sono basse, molto basse, spesso i legni vengono tagliati, non vengono nemmeno trattati, no, e non vengono nemmeno fatti asciugare bene, che col tempo quelle case, a parte che marciscono perché il legno è stato montato in queste pareti quando ancora era umido, ma poi si muovono, si imbarcano, hanno un sacco di problemi. Il cemento armato viene prodotto in Italia, perché trasportarlo sarebbe una spesa esagerata. Ci sono un paio di ditte in centro Italia, poi un altro paio più in nord Italia, quindi non sono tantissime, però il livello qualitativo è elevato, ditte affidabili. Il cemento armato ha bisogno di molta meno manutenzione, poi certo le case in legno di altissima qualità, però parlo di case che costano all'incirca 1100-1200, anche 1500 euro al metro quadro a grezzo, quindi senza impianti, senza finestre, senza niente, solo a livello Non strutturale. credevo così tanto. Quelle buone sì, perché il legno non è che te lo regalano in Italia, non ci sono foreste. Quindi partiamo da questo presupposto. Mentre ci sono cementerie un po' ovunque in Italia, cemento non manca in Italia, le foreste non ci sono, le poche che ci sono protette e non ci sono alberi nemmeno adatti per fare colonne estremamente alte. Quindi sono tutti legni importati, le aziende che fanno case prefabbricate in legno si trovano in nord Italia proprio perché importano principalmente il legname dalla Germania. Poi dopo lo tagliano, lo trattano e le pareti le preparano loro. Poi certo c'è una ditta, la Poly House, che fa case in legno, non sono proprio in legno, in realtà fa uno scheletro in acciaio e poi ricopre il legno. Case ottime. Però non è proprio legno, quelle sono case in acciaio, cioè a livello strutturale e sono in acciaio. Quindi qual è il costo al metro quadro di una casa in prefabbricato rispetto a una in edilizia tradizionale, parlando per esempio su due piani? Cioè qual è la percentuale di risparmio di fare un prefabbricato? Un attimo una cosa a favore dei prefabbricati, perché spesso quando si parla di prefabbricati si pensa alle case dei terremotati, quei prefabbricati fatti in emergenza che hanno un sacco di infiltrazioni, hanno zero coibentazione, in cui si sono trovati malissimo, che infatti all'inizio quando noi avevamo detto che volevamo fare una casa in prefabbricato, i nostri genitori sono messi le mani tra i capelli, perché no, perché per loro il prefabbricato è ovviamente le case dei Cioè, case terremotati. terremotati erano prefabbricati fatti in pannelli sandwich di quelli che hanno una lamiera d'alluminio, in mezzo c'è una coibentazione di 4, 5, 6 centimetri di poliuretano, poi un'altra lamiera d'alluminio esterna, oppure lamiere di ferro, ovviamente una
una parete di 6 centimetri non è sufficiente per parare il caldo e il freddo. Ma quelle sono baracche da cantiere praticamente, quel tipo di prefabbricato, quelli veri sono ben diversi. Quindi, tornando a noi, quanto abbiamo risparmiato noi più o meno in percentuale avendo fatto una casa in prefabbricato in cemento armato, che tra l'altro ha una classe sismica molto più alta di una casa fatta in edilizia tradizionale di mattoni? Allora, una casa in cemento armato in confronto a una classica fatta sempre antisismica, però fatta con prende colonne di cemento armato e dopo tamponato con mattoni forati, si parla di circa un 15% di risparmio al grezzo, cioè alla casa Senza finestre, cioè senza soltanto finestre, con le senza pareti. impianti, cioè pareti interne, pareti esterne e il tetto finito. Si parla di circa un 10-15% meno. Poi ci sono risparmi secondari che sono molto più complicati da calcolare perché questa casa nostra in cemento armato 115 metri quadri a piano per due piani, quindi all'incirca 230 metri quadri, è stata costruita in 3 settimane esatte. In 21 giorni, forse 28 giorni per quando hanno finito di montare anche le ultime Sì. tegole. L'ultima settimana hanno montato solo le tegole, la coperta del tetto e basta. Però se la parte portante di una casa dura 20 giorni, ci sono dei costi di cantiere decisamente inferiori a una casa in edilizia tradizionale. Per completarla c'è da fare 40 giorni per il primo piano, perché il cemento ha bisogno di almeno un mese, anche un po' di più per le colonne di cemento armato, dico, hanno bisogno di un mesetto circa di dover aspettare prima che tiri completamente. Dopo c'è da rifare altre colonne per il secondo piano e dopo altre colonne per arrivare al tetto. Diciamo che se il Covid ci avesse assistito, né tutti quanti i fornitori fossero stati puntuali, ma questa è un'altra storia di cui vi parlerò più avanti, la casa in 4 mesi praticamente è finita, al di là dei livelli dei tempi burocratici, perché quello lì è una storia a parte, però nel senso 3-4 Sì, mesi una casa è una praticamente ce l'hai casa finita. in cemento armato come la nostra in 3 settimane. È pronta a livello strutturale, Quindi una casa in mettiamo un mese. cemento armato si parla di 4 settimane, 4 mesi prima che possa. Praticamente il tempo in cui una casa su due piani in edilizia tradizionale è al grezzo, quella in prefabbricato è praticamente pronta. Sì. Bene, detto questo, spero di non avervi annoiato, che comunque sia stato interessante, utile da qualche punto di vista. Se avete altre domande, fatecele qua sotto in modo che possiamo rispondere nei prossimi video. Per domande più tecniche, potete scrivere magari su Instagram o sulla pagina Facebook che trovate giù nell'info box, in modo che magari se le risposte sono lunghe, Alessandro vi possa mandare un vocale. Così non lo uccidiamo nello scrivere. Detto questo, noi vi mandiamo un bacione. E se volete, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!